Non è difficile saperlo. Toccarle è difficile. Non diciamo il suo nome, non diciamolo, non ha nome. Non ne ha molti, lo so. Jacinto invece non fu che un ragazzo. Visse i suoi giorni venerando il suo signore. Quindi ricordiamoci, quando si parla della belva, intendiamo lei. Non amerebbero essere stati re di Tebe come te. Il mio destino non è stato di aver perso qualcosa. Né gli anni né gli acciacchi mi spaventano. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo attraversato. Ma stavolta nessuno rimane. Come faranno dunque? Qui li voglio. Io qui mi sono accontentato di servirmi dei miti ellenici. Prova a dire ai mortali queste cose che sai. Buonasera, buonasera e benvenuti a tutti quelli che ci stanno seguendo. Buonasera a padre Adrien Candiar, che ringraziamo moltissimo di essere con noi. Buonasera. Buonasera Angelica Castellani, che è con noi, magistrato che è a Brescia, che poi interloquirà con il nostro autore, padre Adrien. Grazie Angelica. Buonasera a tutti, buonasera, grazie a voi. C'è anche con noi Teresa De Carli, insegnante, che anche lei rivolgerà delle domande a Adrienne, una delle nostre lettrici di stasera. Buonasera. E poi concludiamo presentando, non perché sia il meno dotato, anzi forse lo è più di tutti, visto che è così giovane, già ricercatore di filosofia, Giacomo, che è con noi. Buonasera, buonasera. Grazie Giacomo. Allora, questa è una di quelle occasioni in cui uno è felice di fare il mio mestiere. Perché? Perché ho conosciuto padre Adrien grazie agli amici del mensile Tracce che mi hanno chiesto di fargli un'intervista. Mi sono letto questo libro di cui stasera parliamo, Sulla soglia della coscienza. Ecco il bravo Frank, il nostro Pino Franchino, sta facendo vedere la copertina. È un libro bellissimo. È un libro bellissimo intanto perché è un libro facile da leggere, oggi diciamo non sempre accade, nel senso che si legge con piacere, con velocità, e nel mondo un po' nevrotico a cui siamo abituati non è uno di quei libri che ti affaticano. Allo stesso tempo è un libro che ti fa riflettere, ti fa pensare tanto e che tocca delle corde incredibili. Devo dire che io l'ho letto, diciamo così, per dovere, perché dovevo fare giustamente l'intervista a questo padre domenicano che sta al Cairo, che si mette le mani nei capelli, e però mi ha colpito molto. C'era qualcosa che mi ronzava nella testa di questo libro, come una premessa. Io sono vecchio, sono un sessantenne, alla fine capita che le cose della vita funzionino un po' come i sostrati, no? Come dice Freud, la nostra mente è fatta di cose che non ci ricordiamo più, no? Ma che quelle che abbiamo vissuto influenzano. È stato un mio amico a farmi ricordare perché ero tanto affascinato da questo libro. Questo libro riguarda una lettera, la lettera di San Paolo a Filemone, e riguarda un amico comune, anzi Onesimo, uno schiavo che era scappato da Filemone e che San Paolo trova, converte, battezza, affranca. Questo mio amico dice: ma come, non ti ricordi? Ce ne ha parlato Don Giussani. E a me è venuto in mente un flash, appena lui me l'ha raccontato mi è rivenuto in mente un brivido di quella volta che ce ne ha parlato Don Giussani. È stato negli esercizi spirituali della Fraternità del 1990, la mattina del sabato,
la prima lezione, sono andato a rivedermelo e devo dire che è potentissimo anche a rileggere il testo, perché Giussani racconta che esiste questa lettera, la legge dice, e arriva alla fine, no? Ti prego dunque per il mio figlio che ho generato nelle catene, Onesimo, quello che un giorno ti fu inutile, ma ora è utile e a te e a me. Te lo rimando, lui, il mio cuore. E mi ricordo come Don Giussani gridò questa frase, perché fu un'emozione fortissima. E Giussani proseguiva, come dovremmo sentirci tutti così, l'uno il cuore dell'altro. E la mente fa degli strani scherzi. La mia passione immediata per questo libro del padre Adrien, che non conoscevo prima, era radicata in questo seme che era piantato nel cuore mio. Perché quel momento lì, nel momento in cui un mio amico del cuore, e poi mi taccio perché sennò sembro rincoglionito, e me l'ha ricordato, perché era proprio così, era un messaggio di liberazione e di amicizia. Siate gli uni il cuore degli altri. Questa è la mia introduzione di stasera. Volevo solo ricordare questo. Non tutti quelli che ci seguono, anzi la maggioranza, probabilmente quel giorno, quel sabato mattina del 1990 non c'era. Però mi è piaciuto ricordarlo, perché è incredibile come le cose grandi, le cose profonde, ci fanno trovare tutti assieme, anche chi non si conosce. Allora, passerei, invece questa è l'idea di stasera, padre, che ognuno di noi ti stimolerà, e a me mi viene di darti del tu, poi ti dovremmo dare del lei, vabbè. No, benissimo. Ma tu sai talmente bene l'italiano che sai anche comprendere la voglia di comunicazione che c'è in ognuno di noi. Allora, passo la palla ad Angelica, che ho già detto, magistrato, e che sicuramente ha un sacco di domande da farti. E che è stata la nostra prima, diciamo, dopo questa mia inutile introduzione, la nostra prima lettrice di stasera. Vai, Angelica. Buonasera, padre. Sono innanzitutto molto lieta di conoscerla. La prima domanda che vorrei porle concerne il motivo stesso che l'ha spinta a scrivere questo libro, e il motivo in particolare dell'affermazione che si legge a pagina 14, dove lei afferma che questo è un testo, cioè la lettera a Filemone, che dovrebbe essere letto, conosciuto da tutti i cristiani, citato in tutte le omelie, trovarsi su ogni comodino, essere spiegato al catechismo. E quindi la sente fondamentale ai giorni nostri questa lettura. E collegata a questa domanda, perché sente così fondamentale questo testo, è una curiosità che nasce dalla descrizione che lei fa di Paolo, soprattutto nei primi due capitoli. Lei descrive Paolo, San Paolo così, pagina 35, tutto ingombro di sé, con la domanda di come perfezionarsi senza passare il tempo a guardarsi, è pieno di rabbia verso se stesso, cerca un capro espiatorio, nemici di Dio che potrà odiare in piena legalità, sui quali avrà facoltà di riversare tutto il suo disagio. Poi nell'incontro con Dio, Paolo diviene creatura nuova, lei scrive, liberata da quel desiderio di perfezione che lo soffocava, da quegli sforzi incessanti. Si domandava come poter smettere di guardare sempre a sé e scopre che è semplicissimo, basta guardare qualcos'altro, quel Cristo che lo ama. E mi chiedo, è la descrizione di Paolo, di San Paolo, o dell'uomo di oggi, o di entrambi? C'è qualcosa che prima dell'incontro con Cristo accomuna tutti gli uomini e prende la forma di questa prigionia del desiderio di perfezione, prigionia dello sguardo su di sé. E quindi, in definitiva, da quale esperienza di immedesimazione personale nasce questa descrizione? Grazie tanto per la sua domanda, la sua lettura molto, molto benevolente.
chiedo scusa a tutti, sono in vacanza, per questo non sono vestito neppure da frate, però sono nel mezzo del deserto, ho trovato un collegamento internet, meno male, sono con voi e sono molto contento di questo, però facciamo questa sera molto, come dire, molto familiare. Allora, la sua domanda è una domanda importante, cioè nel senso, il contesto per lo quale ho scritto questo libro è perché, innanzitutto, perché ho da prete, da frate, ho accompagnato persone, gruppi, soprattutto di giovani, ai quali questa buona notizia della vita di Paolo e della lettera a Filemone era utilissima. E questa descrizione un po' inventata, non storica, di Paolo che faccio nel libro, ovviamente non è una descrizione storica da studioso biblico, è una cosa dove invento un po' le cose, però lo faccio dall'esperienza di stare con le persone, ascoltare e cercare di leggere la Bibbia assieme, vedere come la Bibbia, la parola di Dio, dà vita alle persone. Cioè, mi è capitato sia nell'accompagnamento personale, sia con gruppi di giovani, di leggere San Paolo assieme e così di vedere con i miei occhi la liberazione delle persone rispetto a delle cose che sembravano importantissime per loro, ma queste cose che erano allo stesso tempo anche una prigione. In particolare il rapporto con il dovere, il rapporto con i comandamenti, vissuti come una prigione. È una cosa che capita spessissimo, anche nella confessione, uno che torna, che viene sempre dicendo ho sempre gli stessi peccati. Ok, quindi qual è il problema per te con questo peccato? Ma che arrabbia Dio, ok, però per te è bene o male? Ma è male perché arrabbia Dio, ok, ma cosa vuoi fare della propria vita? E così la prospettiva cambia e la persona, quando comincia a capire che il peccato è male perché gli fa male e non perché arrabbia Dio, comincia a vivere la propria vita e a scegliere, a diventare una molto più libera. Quindi questa liberazione, questa necessità di una liberazione che quella che è stata vissuta da Paolo, sperimentata nella lettera a Filemone, l'ho vista, cioè questa liberazione l'ho vista parecchie volte e alla fine ho scritto questo libro per condividere questa esperienza con più persone. Di recente, l'altro ieri, ho ricevuto una mail di una lettrice francese. Il libro è già è uscito 3 anni fa in Francia. Una lettrice che mi scrive dicendo: ho una domanda e non so come rispondere. Mi dice: io sono cresciuta in un ambito cattolico, scuola cattolica, tutto, però come mai non ho mai sentito parlare di ciò che lei scrive? Mi dice: non lo so, probabilmente perché quando qualcuno gliel'ha detto, lei non era ancora in grado di riceverlo, perché abbiamo in mente sempre che alla fine Dio si vuol far obbedire, e poi a un certo punto nel percorso spirituale delle persone fa vedere che questo Dio questo Dio dittatore non c'entra con il Dio di Gesù Cristo e c'è bisogno di trovare questo Dio, e a questo punto mi pare che
San Paolo, in particolare con questa lettera, ci sia molto molto utile. Angelica, avevi una seconda domanda? Col microfono però. Ecco. Adesso sì, sì. Okay. Sì, adesso no, vai. Mi collego proprio a questo rapporto col dovere che lei descrive e esperienza di liberazione, perché devo dire che il primo approccio che ho avuto col libro non è stata la lettura del libro, ma il commento di una cara amica che l'aveva letto, e commento entusiasta, e questa amica mi dice: ho letto d'un fiato il libro di Padre Candiar, è bellissimo, perché fa vedere che il problema non è la giustizia, ma è l'amore. Il problema non è la morale, la regola, ma è la libertà. Allora, io non so, me lo dirà lei, se questa è una sintesi adeguata. Leggendo il libro mi è parso che questo commento potesse forse nascere da una linea di contrapposizione tra appunto regola, libertà, legge dell'amore, comandamento, giustizia e amore. E mi chiedevo, è così in San Paolo? Perché spesso le sue lettere, le lettere di San Paolo, colpiscono per essere piene di esortazioni, raccomandazioni. Non so, penso alla lettera ai Colossesi, in cui San Paolo gioisce vedendo la condotta ordinata della comunità di Colossi, oppure la seconda lettera ai Corinzi, dove San Paolo si rattrista e rimprovera chi si comporta in modo incompatibile con l'appartenenza a Cristo. E allora, come stanno insieme queste esortazioni e sentimenti con il rifiuto di San Paolo di sperare nella legge? Stiamo parlando della stessa legge? E per quanto attiene all'esperienza di liberazione, lei infatti spesso nel libro cita questa domanda: cosa devo fare, che le viene spesso posta da chi le viene a chiedere consiglio, e domanda nella quale lei vede il limite di voler ricercare scrive a pagina 11 una lista di obblighi e divieti, mentre lei non è di questo che vorrebbe parlare, ma della salvezza offerta in Gesù Cristo, la vita eterna che ci è data da vivere fin da subito, la libertà dei figli di Dio. Mi è venuto in mente che Peggy scriveva che le morali della libertà sono le più esigenti, e lei stesso ricorda in diversi passi che Gesù, proponendo la sequela di sé, propone dei comportamenti rivoluzionari che sono in contrasto per eccesso con quelli dettati dalla legge e dalle regole di vita comunemente accettate. Gesù dice di amare i nemici, perdonare all'infinito, prestare non solo senza usura ma senza interessi, e le stesse beatitudini sono un invito a seguire una via addirittura di perfezione, e quindi non una non legge ma una nuova legge che pare più esigente della precedente, la legge della carità. Per esempio a pagina 39 lei scrive: il fatto è che Gesù è esigente con quel giovane ricco, gli domanda di rinunciare a tutto quello che ha e poi di seguirlo. A Paolo sulla via di Damasco non domanda di meno, dare tutto ciò che possiede. E poi a pagina 41 cambia tutto, perché a partire da quel momento la sua vita non gli appartiene più, mentre al tempo stesso non era mai stato così libero. È una morale che avrà le sue esigenze, e ben maggiori di quella precedente, perché non richiederà da lui semplicemente la tale o tal'altra azione, ma il dono di tutto il proprio essere. E poi a pagina 73 parla di un doloroso lavorio di responsabilità e di discernimento nella ricerca del vero bene. Le chiedo quindi, non è un'assenza di ascesi, ma forse un diverso tipo di ascesi? Grazie. Una domanda ricchissima, cercherò di rispondere un po' a tutto. Allora, innanzitutto il commento, il riassunto fatto dalla sua amica è abbastanza giusto, però può anche ingannare, nel senso che riassunto così può sembrare un atteggiamento un po' adolescente, basta con i comandamenti e andiamo sulla libertà, siamo liberi, bene, va. Però come lei ha accennato, la libertà, quella vera, capita bene, è molto più esigente
del dovere visto come un debito, nel senso che se pensiamo la morale cristiana, il dovere cristiano, lo pensiamo come la vita cristiana, un insieme di divieti e obblighi, allora ce la possiamo fare. E ad un certo punto abbiamo fatto il nostro dovere e siamo liberi del debito, abbiamo assolto il precetto, abbiamo fatto la cosa e a questo punto non dobbiamo più niente a Dio. E questa visione ovviamente è sbagliata. Di Dio riceviamo tutto e dobbiamo dare tutto. E la vita cristiana è innanzitutto una vita spirituale, cioè una relazione d'amore con Dio, che è una cosa molto più esigente che una lista di divieti e di obblighi. E quando non faccio quello che è vietato e che faccio quello che è obbligato, fuori di questo sono libero. No, tutta la mia vita è un dono d'amore. È anche più interessante, però è più esigente. La gente può capire, ma allora si parla d'amore perché non si vuole prendere il duro. No, l'amore di Dio è una cosa molto più esigente anche della paura dell'inferno. Molto più esigente. Capisco che cos'è l'amore di Dio, cerco di risponderci, è una cosa che mi prende tutta la vita, fin dall'interno. Cioè, un amore è una cosa molto più esigente che la paura di essere condannato, qualsiasi cosa, perché all'amore risponde soltanto il dono dell'intera vita. La morale di San Paolo è, rispetto alla questione dei comandamenti, abbastanza sottile, è molto, cioè, per questo è ricca. E secondo me lui la riassume in una frase che si trova nella prima lettera ai Corinzi, che è: tutto è permesso, ma, come dirlo in italiano, scusate l'italiano un po' arrugginito, mi perdoni il Manzoni, tutto è permesso, dice San Paolo, tutto è permesso, ma non... ma non tutto è utile. Tutto è permesso, ma non tutto serve. Non viviamo da cristiani in un mondo dove abbiamo paura di fare qualcosa di vietato. Questa non è la domanda. Se parliamo di è vietato e permesso, tutto è permesso. Però siamo anche responsabili. E quindi la domanda, prima di fare qualcosa, non è ma è permesso o è vietato, ma la domanda è utile? Fa crescere o meno? Questa è la domanda. E questo è molto più esigente alla fine. Dover capire se la mia azione serve, è utile alla gente o anche a me stesso. Serve davvero o no? E questo è questa responsabilità ci rende adulti nella fede, nel rapporto con Dio. Cristo ci dice ai discepoli la sera dell'ultima cena: non vi chiamo più schiavi, vi chiamo amici. Non voglio avere io, Dio, con voi un rapporto di comandamento, obbedienza, ma un rapporto amichevole dove io vi spiego. Lui dice: lo schiavo non sa ciò che il suo maestro ha in mente, voi sapete tutto, vi ho spiegato tutto, per questo siete i miei amici. Cioè il bene lo fate non perché sono più forte di voi, ma perché mi volete bene. E questo cambia tutto, ma rende più responsabile. Bello, affascinante. Teresa. Eccoci, buonasera. Vai. Padre Candiano. Buonasera.
Allora, nel suo libro sono rimasta molto colpita dalla chiarezza, dalla lucidità di un passaggio. È un passo che mi ha colpito per la sua ragionevolezza. Leggo a pagina 55. L'errore di Adamo ed Eva è confondere il proibito con l'impossibile. Dio dice loro che è impossibile mangiare il frutto e vivere. Loro capiscono che mangiare il frutto è proibito, anche se a loro farà bene. Tutti i comandamenti di Dio, peraltro, non fanno che allertare su ciò che è impossibile. La tentazione è sognare un altro mondo, un mondo in cui l'impossibile non esista, un mondo in cui Adamo ed Eva possano mangiare del frutto mortale e non morirne, un mondo in cui ci si possa drogare e restare liberi, senza dipendenze, in cui si possa uscire a cena con l'affascinante stagista dell'ufficio e rimanere padri di famiglie esemplari, in cui si possa essere al contempo ladri e fieri di sé, un mondo in cui gli atti non avrebbero alcun peso, un mondo in cui essere peccatori e felici. E il tour de force del tentatore, da Adamo ed Eva in poi, è farci credere che nulla di tutto questo è impossibile, solamente è proibito. Anzitutto, grazie, perché su questo punto c'è sempre poca chiarezza. Lo storytelling di Adamo ed Eva, diciamocelo, è un po' tutto sul proibito. Ce l'hanno sempre un po' raccontata così. Sì. Però il primo a raccontarla così è il serpente. Giusto. Allora, queste due categorie, il proibito e l'impossibile, come si coglie dal suo testo, e questo mi ha molto affascinato, possono essere giudicate alla luce della ragione. La ragione, per come ho capito, poi mi corregga se sbaglio, però la ragione dietro il proibito vede il possibile. Ecco perché qualsiasi proibizione sta stretta, in fondo. Se invece qualcosa è impossibile, è impossibile. Cioè, non per un gioco di parole, però la ragione se ne fa una ragione. Nel senso che bisogna accettarlo così. Allora, io dico, va bene, giudichiamo bene. Non è proibito, è impossibile. Ma come si fa, e questa è la mia grande domanda, ma come si fa ad accettare questo impossibile? Di più, cioè come si fa a vivere accettando questo impossibile? Glielo chiedo perché ai nostri occhi spesse volte questo impossibile, mangiare il frutto e insieme vivere, è tremendo. Non ha il volto di un grande amore, come invece ne parla San Paolo e ne parla lei nel libro, e come io vorrei che fosse per me. Allora, il punto è quello della responsabilità, cioè i nostri atti hanno delle conseguenze. I nostri atti sono veri. Dio ci ha creati come... cioè non siamo un gioco. Esistiamo, facciamo delle scelte che hanno delle conseguenze che possiamo prendere sul serio e che Dio prende sul serio, e per questo le cause hanno degli effetti, e queste impossibilità sono soltanto la riconoscenza, il riconoscimento del fatto che le nostre azioni hanno delle conseguenze, e l'esistenza di queste conseguenze è il fatto che Dio ci prende sul serio.
E quindi i comandamenti, quelli della Chiesa, quelli della parola di Dio, ci dicono, guarda, occhio, se fai così c'è questa conseguenza. Non perché Dio l'ha deciso perché l'ha scelto così a caso, ma perché è una conseguenza. Non si può fare il male e essere felici, punto, basta. Non perché, cioè, questa non è una scelta arbitraria da Dio. E il serpente, Adamo e Eva, fa proprio credere che la conseguenza non è una conseguenza, è soltanto un castigo scelto da Dio. Ma no. Quando io non ho figli, però tanti, immagino, tra voi hanno avuto figli e sapete che quando un genitore dice non fare così perché è pericoloso, se giochi con l'elettricità vai a morire, non significa, quando il padre o la madre dice così, non significa io ti uccido se giochi con l'elettricità, significa se giochi con l'elettricità ti può uccidere. Ma ovviamente il padre o la madre non ha nessuna voglia di uccidere il bambino. Il bambino può avere un po' paura, credere così. Però questo è un atteggiamento da bambini. E il serpente dice a Adamo e Eva, guardate, Dio vi minaccia di morte perché non vi vuole bene. E ciò che scopriamo è che no, ciò che è vietato soltanto ci dice, significa che è male per noi, ci fa male, non è male per un senso generale, cioè non so, di morale, fuori, no, il male ci fa male. E questa è una conseguenza naturale, non è una scelta arbitraria di Dio, se no Dio diventa un tiranno che odiamo. Questa è la forza del serpente, che fa credere a Adamo e Eva che Dio è questa persona odiosa, e noi in un certo punto ci crediamo più o meno. La vita spirituale è abbandonare quest'idea di Dio sussurrata dal serpente per accettare sia l'amore di Dio sia la responsabilità delle nostre azioni. E quindi non c'è un'incompatibilità tra il riconoscimento della nostra responsabilità e delle sue conseguenze e l'amore di Dio, anzi, perché Dio ci prende sul serio, allora le nostre azioni esistono. Io posso fare del male alle persone perché io posso anche fare del bene, perché posso amare le persone e quindi la mancanza del mio amore è per loro un male. Cioè, è proprio perché Dio mi prende sul serio, non sono un giocattolo le sue mani, sono una persona che può fare del bene, e l'assenza di questo bene si chiama il male. E quindi, sì, cioè, è una conseguenza di questo grande amore di cui lei sta parlando, questa mia responsabilità, questa conseguenza delle mie azioni. Giacomo. Buonasera, padre Adrien. Allora, anch'io partirei da una cosa che mi ha molto colpito leggendo il suo libro. La prima, innanzitutto, è che quando a un certo punto lei racconta della lettera scritta da Paolo, fa questa notazione per cui in realtà lo scopo di questa lettera, prima e ben più della liberazione di Onesimo, è la liberazione di Filemone. E mi ha colpito perché è un invito che Paolo fa a un uso della ragione più aperto, nuovo, a una diversa concezione di sé della realtà che fa a Filemone. E che in Paolo era nato, come dire, nel momento in cui Paolo si era scoperto oggetto di un amore che non pensava possibile.
Cioè, questo uso nuovo della ragione in Paolo è stato innescato da un affetto che lo aveva sorpreso. E a un certo punto, più avanti nel libro, c'è questo brano che mi ha molto colpito, che brevemente vorrei leggere per introdurre poi la domanda, che dice, a proposito del rapporto quindi tra Paolo e Filemone con questa lettera, dice: il lavoro di Paolo con Filemone non può essere che quello di assecondare il lavoro primo ed essenziale dello Spirito Santo, cioè del fatto che quindi Filemone è già in dialogo con qualcun altro. Paolo è a servizio di una conversazione che non è la sua, di cui non è un interlocutore, ma unicamente il ministro, quella tra Filemone e lo Spirito Santo. E poi va avanti. Sarà grande ovviamente la tentazione di uscire da questo ruolo e di cercare di mostrarsi più attivi, più precisi, più pressanti. Non c'è dubbio che Paolo aveva delle idee precise su quello che avrebbe detto a Filemone se si fosse trovato al posto dello Spirito Santo, ma per l'appunto sa di non trovarsi al suo posto. Questo brano mi ha molto colpito e le volevo chiedere se ci poteva aiutare un pochino di più a entrare in che cosa significa questo assecondare. Cerco di spiegarmi perché io leggo questo brano per esperienza, per una serie di esperienze, a una bellissima esperienza che è quella della correzione, cioè il fatto di essere corretti, nel significato più profondo etimologico della parola, cioè del reggersi insieme, del reggere insieme, no? Che mi pare essere la legge vera dell'amicizia. Perché, come dire, per usare una formula, cioè è vero, è senz'altro vero che non c'è accesso alla verità senza libertà. Però mi pare che sia vera contemporaneamente anche la conversa, cioè che non c'è libertà se non di fronte a una verità. E quindi volevo sapere che, come dire, ero curioso di sapere da lei, anche rispetto alla sua esperienza personale, che cosa significa questo assecondare, questo approfondire il dialogo che sta avvenendo nella coscienza di un altro. E quindi come sta questo, diciamo, con l'esperienza, per me sempre rinnovante, della correzione. Grazie. Grazie a lei. Ancora una volta tanto da dire. Tanto da dire perché mi pare una cosa, cioè un argomento molto importante a diversi livelli. Quello personale, nella correzione lei ha parlato di amicizia e del rapporto di amicizia che suppone sia una verità sia il rispetto immenso del mistero dell'altra persona. So fare un esempio. Un carissimo amico si è sposato tempo fa, mi ha chiesto pure di fare il testimone e io ho esitato tantissimo, gli ho detto: guarda, ho preso tempo, pensato, pregato, non ero ancora frate in quel tempo, però già pregavo e ho preso tempo, poi gli ho detto: guarda, scusa, ma secondo me sbagli, non hai da rispondere, non hai da dirmi, da giustificarti, secondo me questo matrimonio è un errore. Ti dico per il perché, ti dico ciò che vedo io, poi veramente uno non giustificarti verso di me, non chiedo niente se non che mi ascolti e poi fai ciò che vuoi e se dopo di avermi ascoltato ti sposi, faccio il testimone con piacere. Però ti devo dire una cosa. La cosa bellissima è che lui si è sposato. Cioè lui mi ha ascoltato sul serio e poi si è sposato e poi è felice, la vita è bella, ecco. Però ero molto dopo il suo ascolto ero contento, avevo fatto la mia parte, poi già è la sua vita, sono le sue scelte, sono le cose che lui conosce meglio di me. Avevo qualcosa da dire, l'ho detto con una certa paura di influenzarlo, fatto alla meglio, ed è stato molto bello per me che non mi cioè che non faccia ciò che avevo in mente, ma lui è stato capace di ascoltare sul serio e di poi decidere ciò che voleva fare. Meno male, alhamdulillah, come diciamo qui. Però questo rispetto della
del mistero dell'altro che si vive nell'amicizia, si vive anche, si deve vivere nel rapporto con Dio. E come Chiesa dobbiamo stare attenti, come dice, quando dico come Chiesa, voglio anche dire come clero, dobbiamo stare attenti a questa cosa, perché la gente spesso viene, chiede delle, viene a trovarci come sacerdoti chiedendo cosa devo fare, come, cioè, la mia vita è un casino, come faccio? E abbiamo voglia di rispondere, di dare comandamenti, di dire devi fare così, 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 dimenticando che siamo qui per aiutare, a secondare una conversazione che già ci precede, che è sempre quella di Dio con le persone, con le culture, con tutti. E se non rispettiamo questo servizio, questo ministero di aiuto a una conversazione che non è la nostra, il rischio è quello dell'abuso. E conosciamo adesso bene questo rischio, secondo me, cioè secondo il Papa anche, gli abusi, quelli più visibili, quelli sessuali, nascono sempre di una cosa molto più frequente che l'abuso spirituale. E l'abuso spirituale comincia quando penso, da sacerdote, da non so cosa, da confidente, credo di, cerco di impormi nel mezzo della relazione tra la persona e Dio, che per me è sempre misteriosa, sempre. Posso discutere, posso ascoltare, posso, però alla fine il mio ruolo come sacerdote, e come il mio ruolo da sacerdote con gli sposi, celebriamo il matrimonio, poi a un certo punto prepariamo, a un certo punto devo andare via, se no c'è un problema se rimango con gli sposi tutto il tempo anche dopo la celebrazione del matrimonio. No, abbiamo bisogno della loro intimità, ovviamente senza il sacerdote. È la stessa cosa nella relazione con Dio. Un aiuto può essere un aiuto, ma è un aiuto quando può andare via, quando poi la relazione tra Dio e la persona si svolge senza aiuto. E questo è importantissimo, questo rispetto del fatto che la relazione tra Dio e chi ci chiede aiuto non la capiamo mai. Possiamo aiutare alla meglio, cercando di, però sempre pur sapendo che siamo all'esterno di questa relazione e che questa relazione non è con noi. Questo vale a diversi livelli, dicevo, quello dell'accompagnamento personale delle persone, ma anche alla fine io vivo, come forse sapete, in Egitto, in rapporto con i musulmani. Cioè io sono, cioè il mio lavoro primo è quello di studioso dell'Islam, e nel rapporto con i musulmani è la stessa cosa. Dio ha con l'umanità, con tutte le persone, una conversazione che è cominciata prima di me, che continuerà prima, dopo di me, e io, cioè io da cattolico devo cercare di assecondarla, di aiutare anche i musulmani nel loro dialogo con Dio, che non è un dialogo con la Chiesa, che non è, no, è un dialogo con Dio. Ovviamente io credo 100% che sia lo Spirito di Cristo a far vivere questa conversazione, questa conversazione tra Dio e loro, però i protagonisti, cioè io non sono protagonista, non sono protagonista di questa conversazione, sono il ministro, posso aiutare, posso fare, però non sono protagonista. Alla fine il modo in cui lo Spirito di Cristo può guidare le persone fino a Dio
è il suo lavoro. Io faccio alla meglio, ascolto, leggo teologi musulmani, ascolto le persone, cerco di vedere dove lo Spirito di Cristo sta operando, cerco di aiutargli, farlo vedere, poi non sono lo Spirito io e non devo cercare di fare, di giudicare che lui non ce la fa, Dio non ci riesce, prendo il suo posto. Questo è un atteggiamento da idolo e non è un atteggiamento da battezzato. Grazie Padre Adriano. Io prima di passare la palla ad Angelica che mi ha scritto che farà un'altra domanda, volevo sottolineare una cosa del penultimo capitolo molto bella, cioè la differenza fra amicizia e fraternità, come i cristiani cambiano il mondo. Ne abbiamo parlato nell'intervista che abbiamo fatto per Tracce, che in fondo è il messaggio di Papa Francesco con la Fratelli Tutti. Non volevo perdere questo contenuto. E l'altra cosa invece, l'aggiungo anch'io fuori sacco, è quella del, mi è piaciuto molto la definizione di messa come grazie, come dire grazie alla grazia. Vado a grazia, non vado a messa, vado a dire grazie. Questo mi è piaciuto molto. Vado a dire il mio grazie alla grazia. So se vuoi chiosare qualcosa, Adrien, poi sentiamo Angelica. No, sul primo punto, quello della differenza tra amicizia e fratellanza. La fratellanza è una cosa, è un fatto oggettivo. Un fatto oggettivo, cioè ho dei fratelli, delle sorelle, è una cosa che non. Mentre gli amici sono scelti, è una scelta. Posso, cioè, fratelli, sorelle lo rimangono, oppure se abbiamo litigato, se no, sono comunque. Quindi, quest'idea che da esseri umani siamo comunque legati e non possiamo decidere di rompere questo legame, mi pare essenziale. Poi c'è anche il fatto che la Bibbia ci racconta che essere fratelli e sorelle è sempre una cosa difficile. Non è una cosa romantica, tutti fratelli, quindi possiamo ballare insieme. No, i primi fratelli sono Abele e Caino. Poi quelli di dopo sono Esau e Giacobbe. E poi c'è Giuseppe è venduto dai fratelli, quindi la Bibbia non è ingenua rispetto alla fraternità, alla fratellanza. Noi sappiamo che è una cosa da costruire, che ci prende energia e che è abbastanza difficile, però vale la pena. E che poi, man mano, può diventare pure amicizia. Ecco. Angelica! Sì, mi sentite? Sì. È una domanda che probabilmente attinge anche alla professione che svolgo. Sono ben consapevole della distinzione ovviamente tra morale e legge dello Stato civile, e nasce anche da parto da un episodio personale. Ero ancora all'università, avevo già sostenuto esami di diritto costituzionale, filosofia del diritto, diritto civile, e mi trovavo a un incontro di giovani universitari e la persona che teneva questo incontro era un professore che si occupava di tutt'altro, un professore universitario, e a un certo punto era un gruppo folto, mi ha chiamato e mi ha chiesto quale fosse secondo me la funzione della legge. E io ricordo di aver risposto abbastanza distinto, d'altra parte erano anni che insomma me l'avevano un po' insegnato e forse anche inculcato, e io dissi: ma la legge, la funzione della legge è regolare il vivere comune e risolvere possibili conflitti. E mi ricordo benissimo, come fosse oggi, che questo professore ha replicato: secondo me la funzione, lo scopo della norma è preservare un valore. E
me lo ricordo ancora perché ho avuto chiara la percezione che la sua, cioè, la mia risposta era giusta, ma restava un po' alla superficie della questione, mentre la sua mi è parso che andasse alla sostanza, e che poi il motivo per cui, insomma, mi sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza e svolgo la professione che svolgo, sicuramente non è un amore per i comandi sterilmente e astrattamente considerati, ma per la giustizia con la G maiuscola, e anche che si serve anche di quella con la G minuscola. Allora, volevo chiederle, anche tornando a dei passaggi precedenti, se cos'è per lei la regola, e se può avere anche una funzione educativa, la regola anche pure semplice, e anche se l'uomo, per come è fatto e per il peccato che lo contraddistingue, può essere pedagogicamente condotto alla sua realizzazione senza il sostegno di una indicazione, di una regola, anche per la sua esperienza. Allora, la regola della Chiesa, che non c'entra con quella dello Stato, perché c'è una distinzione importantissima, che è quella della violenza. La legge dello Stato alla fine può essere imposta pure dalla violenza, mentre quella della Chiesa non può imporsi con la violenza, perché deve portare le persone all'amore di Dio, quindi l'amore non si può mai imporre con la forza. Ci sono regole, ne abbiamo nella Bibbia, ne abbiamo dalla Chiesa. Cosa servono? Non si impongono mai contro la coscienza, servono a educare la coscienza, servono a dire: guarda, qui c'è un pericolo. Il peccato non è di andare nel pericolo, è quello di andarci senza farci caso. Ovviamente sappiamo che l'omicidio è una cosa terribile. Ci sono alcune, cioè lo sappiamo anche, ci sono alcune circostanze di legittima difesa delle persone dove è la cosa buona da fare. Però comunque non si può mai andare contro una regola così, così forte senza averci riflettuto sul serio. Cioè una cosa, poi alla fine la decisione morale si fa sempre nella coscienza individuale. La regola non è sempre una cosa generale, la coscienza prende in considerazione la situazione concreta. Un manuale di morale, di diritto, non sta mai nella mia situazione, nella mia vita, con il mio passato, con il mio presente, con le persone che ci sono attorno. Questo non può essere previsto. E il posto dove posso decidere è la mia coscienza. Questa è la morale cattolica più tradizionale, quella di Tommaso d'Aquino. La coscienza personale è l'unico obbligo che abbiamo. Poi questa coscienza nostra può sbagliare, però anche quando sbaglia la dobbiamo seguire. Può sbagliare, abbiamo bisogno di educarla, di affinare un po' il nostro approccio, e le regole servono a questo. Le regole della Chiesa non posso ignorarle. Posso discutere, posso dire, ma nella mia situazione non si applicano. Ok, ma almeno devi capire perché esistono. Devi capire dove, cioè, qual è il motivo. Decidi che in questa situazione devi fare vivere in un altro modo, bene, però se lo decidi in coscienza, lo fai. Ma almeno devi aver capito il perché di questa regola, perché si considera che ci sia almeno un pericolo. Ecco,
rispondo brevemente una domanda lunghissima che andrebbe risposta in dovremmo fare solo questo per ore, parlare solo di questo punto per ore, ma siamo quasi alla fine, ma mi sembra che però abbiamo messo a fuoco un sacco di cose, di concetti molto chiari. Teresa, sei breve, vero, nella domanda che fai adesso? Lo sarò. Colgo l'occasione per tornare un poco sulla questione di cui parlavamo prima. Lei prima mi ha risposto dicendo che il male è una conseguenza di un'azione dell'uomo, cioè che appunto che ci sono delle azioni e poi delle conseguenze, che non è una punizione di Dio, e su questo appunto nel libro torna tante volte. E sono molto d'accordo con questo, però c'è il peccato in me sicuramente, però c'è anche un peccato fuori di me che non sembra, c'è un male oggettivo che non sembra essere una conseguenza di un atto, del peccato dell'uomo, e di fronte a questo male è dove scatta di più quella grande questione che lei pone, di cui parla nel libro, cioè che talvolta sembra che la mia volontà sia contro la volontà di Dio, e invece spessissimo nel libro lei rigetta quest'idea, dice che vedere così le cose non può funzionare. Può aiutare di più su questo punto? Chiarissimo, vai. Scusate, sono un po' stanco, per il filo e devo fare breve e più lo sto cercando, il più l'ho perso. Mi può rifare la domanda in due parole, così ci sto? Sì, quando lei dice non possiamo vedere, tante volte noi ci imbrigliamo nel fatto di vedere che Dio ha una volontà che è contro la nostra. Allora, sì, in questo dissidio, e mi sembra che ci infiliamo qui soprattutto quando ci sembra che il male non sia una conseguenza di un'azione, che non c'entri con il nostro peccato, ma ci sia, appunto. Allora, ci sono due cose, cioè c'è un male che ci capita, tipo le catastrofe naturali, e non sono volontà di Dio. La malattia non è volontà di Dio, questo ce lo dice Gesù nel Vangelo, quando gli chiedono: ma lui è cieco perché ha peccato, perché hanno peccato i suoi genitori, ma né lui né i genitori, cioè è cieco perché è cieco, punto basta. Non dobbiamo cercare spiegazioni teologiche a tutto, e soprattutto che c'è una catena di cause e effetti che esiste e che dobbiamo prendere sul serio. Poi il fatto che Dio, la volontà di Dio non va contro la mia, nel senso che lui e me vogliamo il bene. Io voglio il mio bene, è normale, e lui vuole il mio bene. Forse non andiamo assolutamente d'accordo su cosa sia il bene. Il mio bene, e questo lo devo capire, lui lo sa meglio di me, però lo devo capire, non è che devo dire ok, facciamo così, no, devo capire quale sia il bene che lui vuole per me, che è comunque il bene davvero, il bene, cioè in assoluto. Non so se ho risposto. Ecco. Chi è che ha detto ecco? Io. Ah, ecco, bravissimo. Allora, io direi che
Un po' perché tu sei stanco, un po' perché i contenuti che hai detto sono molto belli e non dico che sono esaustivi, ma chi voleva ha avuto un invito alla lettura veramente molto forte, molto interessante. E c'è stata una cosa che mi ha commosso, tante cose mi sono piaciute molto del libro. Vorrei chiudere con questo io, ringraziando Giacomo, a cui tolgo la domanda dal secondo giro, ma secondo me siamo arrivati un po' alla fine di questo incontro. Volevo citare solo pagina 59, perché c'è il libro sotto mano, Zaccheo, perché anche su Zaccheo, no, abbiamo riflettuto tanto, abbiamo sentito tante volte parlare di Zaccheo, no? Perché è un simbolo per ognuno di noi, no? Che siamo tutti peccatori, ma è la sua felicità che ci dà una garanzia. Se si può essere felici così, dopo aver peccato così, perché si è incontrato Gesù, allora non c'è niente di più desiderabile nella vita. E tu dici, è l'amicizia che un poco per volta trasforma il cuore umano, il quale può cambiare, non perché si sente colpevole, ma perché sa di essere amato. E allora a me questo libro piace, perché a me sembra che il problema dell'uomo contemporaneo, in questa confusione, non è più teorico, non è più ideologico, non è più culturale, è il problema di essere amato. Bello. No? Sì, beh, la conclusione che mi va benissimo. Allora, grazie mille a padre Adrien Candiar, e gli auguriamo di vederci di nuovo presto, perché è interessante sentirlo parlare, perché con questo libro sicuramente ci aiuta a riflettere su tante cose. Grazie a tutti voi, Angelica, Teresa, Giacomo, che avete dato il vostro contributo stasera. Grazie a tutti quelli che hanno seguito, so che c'è molta gente e questo mi sembra un bel segno, dai, così come un bel segno che tanti abbiano già scritto, parlato e diciamo ho avuto un contraccolpo da questo libro sulla soglia della coscienza, che adesso Pino ci fa rivedere un attimo. Grazie padre Adrien, un po' ti invidio che vai a vederti i ritratti del Fayum. E i ritratti sono al Louvre a Parigi, però sono nel Fayum, non ci sono più, perché sono bellissimi, per noi sono commoventi, perché hanno un rapporto con i primi ritratti degli apostoli che si trovano nelle catacombe, è vero o no? È vero, sì, come no. Quindi sei là dove tutto è cominciato, in parte. In un certo senso, sì. Buona serata a tutti e grazie allora. Ciao. Grazie. Grazie a voi. Grazie.